라이온씨 에스카노르사. Benvenuti ragazzi, qui Vedata Channel con l'appuntamento settimanale delle recensioni di Demon Slayer, quarta stagione. Se vi state chiedendo dove sono finite le recensioni anche di Jujutsu Kaisen, diciamo che abbiamo dato priorità ai temi cardine del canale. Così, appena finirà la season, potremo portare anche Record of Ragnarok per la gioia di molti. Portate pazienza e grazie ancora. Ora parleremo dell'episodio e come da prassi lo analizzeremo nella sua interezza e daremo le nostre constatazioni. L'episodio comincia con Tanjiro che arriva all'allenamento tenuto da Muichiro Tokito, Pilastro della Nebbia, assistendo proprio a una di queste sessioni intraprese dagli altri cacciatori, con Tokito decisamente duro e freddo. Abbiamo spazio per delle animazioni niente male da parte dello studio, dove il prodigio sbaraglia tutti i suoi sottoposti con facilità disarmante. Con l'arrivo del giovane Kamado, il tono di voce, nonché il suo atteggiamento, cambiano in un attimo, rimanendo più sciolto e amichevole. Le piccole sottotrame comiche portate avanti dal corvo di Tokito spezzano un attimo la tensione. Il pilastro mostra a Tanjiro lì vicino una tenuta dove troviamo anche una vecchia conoscenza, ovvero il fabbro Kanamori. Tokito prende una katana lì vicino e, facendola tenere al ragazzo con una mano, il pilastro lancia un aeroplanino di carta, il quale viene tagliato dalla lama super affilata, rivelando anche il motivo per il quale Kanamori si trovi lì, e per provvedere al rifornimento di katane sempre pronte da usare in caso di emergenza. Con l'approvazione ovviamente del capofamiglia, a cui Muichiro esprime la sua gratitudine per poi riprendere gli allenamenti. Portando avanti i suoi insegnamenti, Tokito regala perle di saggezza verso i suoi sottoposti. Molti si fanno trasportare dalle emozioni in battaglia, qualora dovessero affrontare un demone sarebbe la fine per loro, che sono ovviamente non esperti e mancano dei movimenti raffinati come quelli del pilastro. Congedandosi, lasciando il suo sottoposto a rimuginare, abbiamo spazio anche per un cacciatore lì vicino che domanda al giovane Kamado di poter convincere il pilastro ad essere un po' meno duro con loro. Tanjiro però dice che Tokito fosse quello più impegnato lì, dato che continua ad allenare tutti quanti senza sosta. Il pilastro, inoltre in quel momento, si reca fuori dalla tenuta. Calata la notte, vediamo un'orda di piccoli occhi demoniaci che si muovono in gruppo. In un attimo veniamo trasportati da Nakime, che, con la sua abilità con il Biwa, controlla tali orbe oculari. Questi occhi fungono proprio da cimici in grado di poter controllare, anche a distanza, i movimenti degli Ashira. Difatti vediamo Tokito che viene seguito da questi ultimi. Dopo gli Eye-catch ci troviamo al vero allenamento degli Ashira. Sanemi ed Iguro sfoggiano le loro tecniche di respiro in una piccola lotta con una spada di legno. Arriverà da lì a poco anche il pilastro della nebbia che deciderà di partecipare a questo piccolo allenamento. Come segno di rispetto, i due pilastri combatteranno in coppia contro Tokito. Non minimamente preoccupato, egli si dimostra da subito leggermente superiore, eludendo prima il colpo di Iguro e poi materializzandosi alle spalle di Sanemi, grazie alla sua nebbia. Il combattimento dura poco e nulla, ma le animazioni dei big dello studio si vedono sempre e comunque. Unica cosa insolita che i movimenti del corvo di Tokito fossero più importanti di far vedere qualche frame di lotta in più. Questa scelta non è proprio compresa al 100%, ma continuiamo. Il tutto si conclude ovviamente con un nulla di fatto e una piccola conversazione tra i tre Ashira. I tre discutono di come questo allenamento notturno sia decisamente più pesante di quelli intrapresi nelle ore diurne. Tokito annuncia anche l'arrivo del giovane Kamado al dojo, se così possiamo dire, destando subito la stizza ed il fastidio degli altri due. Obanai, udite quelle parole, scalpita al solo pensiero di poter affrontare Tanjiro a piena forza. Sanemi invece rincara la dose dicendo che non sarà mai ai livelli di un pilastro. La conversazione si conclude ed abbiamo spazio per un'altra sessione di allenamento da parte di Tokito, che, osservando la lama in legno, decide di cambiare metodo per far sentire letteralmente la pressione, sostituendo il legno con una lama vera. Da subito il cacciatore, ritrovatosi con la lama fra le mani, non riesce neanche ad agitarla, tanto è pietrificato dalla paura, arrendendosi e scoppiando in lacrime dinanzi al pilastro. Ammettendo la sua debolezza, Tokito però fa i complimenti al suo sottoposto per non aver perso il controllo preso dalle emozioni. Il ragazzo, inesperto, rivela anche di aver visto il pilastro lavarsi dalle ferite con dell'acqua fredda, capendo quindi tutta la pressione che c'era addosso e l'impegno che il 14enne ci stava mettendo. Abbiamo anche tempo per vedere finalmente il turno di Tanjiro, con alcune sequenze animate sempre di buona fattura. Troviamo i movimenti del giovane Kamado più fluidi e con i consigli del pilastro egli riesce a tenere testa anche quest'ultimo. Il tutto viene condito da un costante sorriso da parte di Tokito. Dopo questa sessione, l'Ashira lo congeda. Dopo appena 5 giorni, il suo allenamento è concluso. Sottotrama comica di come l'atteggiamento di Tokito sfiori il bipolarismo, dato che elogia sempre il giovane Kamado, ma sotterra gli altri sottoposti. Abbiamo tempo anche per un'ennesima sottotrama comica, e come per Tomioka nel secondo episodio, Tanjiro propone una cosa assurda, una sfida a chi fa volare l'aeroplanino di carta più lontano.
Se dovesse vincere il giovane Kamado, allora Tokito dovrà rivolgersi con più gentilezza agli altri cacciatori. Tokito accetta di buon grado e parte la sfida. Se Tanjiro dovesse superarlo, anche solo una volta su 10 tentativi, allora sarà la vittoria del giovane. Con una spocchia che rasenta la superbia, Tokito riesce come da copione a vincere contro Tanjiro e questo spinge i cacciatori a voler tentare tale sfida. Vediamo un'insolita scena dove tutti i cacciatori creano dei piccoli aeroplani di carta, ma sembra che dietro ci sia tanto simbolismo, legato un po' a quello che dovrà accadere. Tutti i cacciatori effettuano un lancio collettivo, con una regia che ha del cinematografico. Gli aeroplani, per come l'abbiamo vista noi, almeno, sono i sogni e le speranze che tutti portano nelle loro giornate, ovvero il poter porre fine alla vita di tutti i demoni, e finalmente essere liberi. Non un semplice gioco, ma una vera e propria, appunto, liberazione e momento di leggerezza. Come dicevamo, la calma prima della burrascosa tempesta. La scena si conclude con Tanjiro e Tokito che si ripromettono a vicenda di fermare a tutti i costi Muzan. Tanjiro nel frattempo è sollevato dal fatto che a vegliare su Nezuko vi sarà proprio il suo mentore, Urokodaki Sakonji, concludendo così l'episodio. Questo ovviamente funziona bene, arricchisce tante parti del manga e la stagione sarà sempre così introspettiva, con approfondimenti di tutti i pilastri. Vediamo per esempio il nuovo rapporto creato con il pilastro della nebbia dopo la battaglia al villaggio dei fabbri. È da notare come da freddo, distaccato e apatico, Muichiro riesca a diventare sorridente, influenzato dalla positività del giovane Kamado. L'episodio dove i tre pilastri si scontrano ha creato non pochi dibattiti sulla forza di questi. E possiamo concludere con abbiamo fatto un video classifica, ponderato mesi e mesi fa, che trovate sul canale. Il resto è per scena. E forse tutta questa sequenza è anche un po' per sedare i dibattiti su chi sia più forte di chi. La scena degli aeroplani sicuramente è qualcosa di originale ed apprezzato da molti. In fondo sono pur sempre bambini che lottano contro dei demoni, tolti gli Ashira, a parte il più giovane, appunto, Muichiro. Infine, la promessa finale ci regala un'ultima interazione di amicizia e fratellanza da parte di Tanjiro e Tokito, spezzando quindi quella continuità di mentore e allievo. L'episodio finisce con una post-credit scene dove Tanjiro arriva da Kanroji, pilastro dell'amore. Per oggi concludiamo questa recensione, vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non l'avete fatto, seguiteci su Instagram e YouTube per tutti i video che usciranno, su Instagram c'è il servizio di grafica, chiedete tutto quanto lì. Vi ringraziamo ovviamente per la visione, il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedetta Channel, ciao!